Buona domenica ragazzi, più di episodi siamo tornati con questo Noi Siamo Video. E ragazzi, oggi andremo a parlare ancora di FIFA 19, ma in particolare del gameplay, perché sono travelate un sacco di notizie riguardo al gameplay, riguardo nuove funzionalità di gameplay. Quindi io andrò a far vedere un po' tutto quello che ho trovato al momento. Vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace e niente, fatemi sapere poi alla fine del video che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se vi servono magliette da calcio, mondiali, non mondiali, trovate il link in descrizione di UFO Calcio o qualcuno in Justice. Allora, bando alle ciance, partiamo innanzitutto dall'articolo ufficiale sul sito degli eSports: What's new in FIFA 19 gameplay? Quindi che cosa ci sarà di nuovo nel gameplay di... che cosa c'è di nuovo nel gameplay di FIFA 19? Anzi, prima di parlare di questo, rispondo a una domanda che mi avete fatto in tanti nel video di ieri: quando uscirà questo FIFA 19? Magari molti di voi neanche l'hanno seguito, quindi non lo sanno, ve lo vado a dire subito. Come potete leggere qua, FIFA uscirà il 28 settembre, cioè in realtà qua non c'è scritto, però uscirà il 28 settembre, però ci potremmo giocare in anteprima ovviamente sempre con gli Access su Xbox e PC dal 20 settembre. Quindi dal 20 settembre con gli Access potremmo giocare, avremo le solite 10 ore e via. Poi il 28 uscirà, poi ci sono tre versioni del gioco che magari vi faccio vedere adesso, le tre offerte per preordinare FIFA 19. Allora abbiamo la Standard Edition, che è quella che costa meno ovviamente, che ci darà 5 pacchetti da 15.000 crediti divisi in 5 settimane, quindi uno per settimana, Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite e un kit speciale, anzi più di un kit speciale disegnati dagli artisti delle colonne sonore di FIFA 19. Poi abbiamo la Champions Edition, che è quella ovviamente nuova di quest'anno, dato che c'è la Champions League ufficiale, i diritti della Champions sono stati acquistati. Abbiamo l'accesso 3 giorni prima, quindi dal 25 potremmo già avere il gioco completo anziché il 28, 20 pacchetti da 15.000 crediti, uno a settimana per 20 settimane, un pacchetto UEFA Champions League con un giocatore da 80-83 delle squadre qualificate alla Champions League, Cristiano Ronaldo e Neymar in prestito e dei kit speciali. Intanto se sentite dei rumori perché tipo i vicini stanno martellando, travanando e cose così, ma comunque devo far video. Abbiamo poi la versione più costosa, che è l'Ultimate Edition, quella che potete già preordinare all'interno di FIFA 18 risparmiando il 10%. E praticamente vi dà 3 giorni sempre prima, 40 pacchetti da 15.000, 2 a settimana per 20 settimane, Cristiano Ronaldo e Neymar in prestito e sempre i kit speciali. Quindi queste erano le offerte un po' FIFA, vi ripeto, dal 28 ufficialmente, dal 20 con le Access. Parlando di gameplay, andiamo a vedere un po' che cosa ci sarà di nuovo. Mi riferirò sia al sito sia a Twitter per avere altre notizie che qui non ci sono scritte. Allora, la prima novità che troviamo è l'Active Touch System, un nuovo sistema di controllo palla che, a quanto dice qui, a quanto riportato qui, ci consentirà di essere più, cioè sarà un movimento più fluido, avremo più controllo e il controllo palla dipenderà molto dal giocatore che stiamo utilizzando. Quindi qui fa l'esempio di Neymar, ma comunque diventerà dalla personalità del giocatore, dalle skill del giocatore e da come il giocatore si muove in campo, insomma. Questa fluidità, secondo quanto è riportato, potrebbe permetterci di creare maggiori occasioni da rete, da gol, e quindi va bene così, insomma. E vedremo un po' come sarà questo. Sono cambiate molte cose, vi dico già, vedremo molte cose diverse, quindi è un gameplay che secondo me andrà più verso il complicato, quindi magari ci vorrà un po' più di pratica per imparare le nuove cose. Però comunque io poi, per quanto possibile, magari vi porterò anche dei tutorial, delle cose per insomma imparare insieme un po' su questo nuovo gameplay. Poi abbiamo Dynamic Tactics, questo qua è molto interessante. Allora, le tattiche dinamiche. Allora, qui non è spiegato nella precisione, ma io sono andato a vedere su Twitter di Chuboy. Chuboy, che come sapete è un game changer, fa parte del programma Game Changer. Dalle 3 sta riportando molte notizie relative al gameplay di FIFA 19. Praticamente, che cosa sono queste tattiche dinamiche? Noi avrete presente che c'è difensiva, equilibrata, offensiva, ultraoffensiva, ultradifensiva. Noi prima della partita potremmo settare delle formazioni in base all'assetto della squadra che andiamo a scegliere. Quindi tipo, io posso mettere ultra difensiva e posso settare che appena metto ultra difensiva va automaticamente con la difesa 5, cioè cambia da solo formazione con la difesa 5. Se io prendo gol e mi metto in offensiva, cambia da solo col 4-1-1-2, per dire. Se io sto sotto 2 gol e mancano 10 minuti e metto ultra offensiva, con la difesa 3 cambia automaticamente. Tutte queste cose potranno essere settate prima della partita e ovviamente anche i ruoli dei giocatori. Magari io parto con un 4-3-3-4 e c'ho Ronaldo AS, per dire, e sto in equilibrata. Se
vado sotto posso settare magari offensiva 4-1-1-2 e Ronaldo si sposta da attaccante. Tutte queste cose potremo settarle prima della partita e ci permetterà di cambiare assetto della nostra squadra in base alla situazione senza dover mettere per forza ogni volta in pausa, anche perché le pause sono solamente 3. Quindi questa è una cosa anche per rendere il gameplay un po' più dinamico, senza troppa interruzione, perché come avete visto anche gli eventi magari ai mondiali, ai playoff, insomma, molti pro appena subiscono gol cambiano l'assetto, insomma ci sono molte interruzioni, quindi questa cosa è anche per rendere il gameplay un po' più piacevole sia da giocare che da vedere, quindi questa dovrebbe essere una cosa abbastanza interessante. Allora, poi 50-50 battles, praticamente ogni contrasto è determinante per il possesso o la perdita del pallone, quindi qui dice che c'è un'intelligenza artificiale aumentata, insomma, nei contrasti. Questa cosa è relativamente importante. Chiedo ancora scusa se sentite dei rumori di sottofondo, ma quelli di sopra stanno trapanando da 2 ore e io devo registrare questo video. Comunque, allora, praticamente questo time and finishing consiste nel fatto di come andremo noi a impattare la palla. A quanto ho capito, non vi so ancora spiegare perché queste sono cose che vanno provate prima di poterle capire perfettamente, ci sarà la possibilità di premere 2 pulsanti, cioè 2 volte il tasto del tiro, in realtà, per e in base al tempismo con quale noi premeremo questi 2 pulsanti, il nostro giocatore avrà un impatto migliore sulla palla e quindi avrà più possibilità di segnare e di fare un tiro comunque preciso e potente. Se avremo un tempismo brutto, insomma un brutto tempismo, la possibilità di segnare sarà minore e il tiro sarà più fiacco e meno preciso. Insomma, questa è la sintesi di questo time finishing. L'hanno introdotto, secondo quanto è riportato, per aumentare il controllo che ha il giocatore di andare a segnare o meno, insomma di andare a finalizzare un'occasione o meno, quindi lasciare meno al caso, poche parole. Real Player Motion Technology, qui già sappiamo di che cosa si tratta. Allora, adesso andiamo su Twitter di Chuboy perché vediamo un po' gli ultimi post che ha fatto con le nuove novità di FIFA 18, di FIFA 19, che non ci sono scritte nell'articolo. Per esempio, la prima cosa che leggiamo è: quando ricevi un cross puoi decidere se andarlo a colpire di testa oppure tirare al volo premendo LT o L2. Quindi se noi premiamo LT o L2 più il tiro, andremo a tirare al volo anziché tirare di testa, quindi questa è una cosa abbastanza interessante. Poi qui vabbè parla di quello che già vi ho detto prima, dell'assetto della squadra, le formazioni e i ruoli dei giocatori. Un'altra cosa interessante sono i portieri, perché qui dice che i portieri potranno essere controllati con R3 o R, insomma l'analogico destro sull'Xbox, e potranno essere spostati anche sulle punizioni, sui calci piazzati, quindi potremo avere un controllo noi del portiere. Non so quanto questa cosa possa essere positiva, perché ci vuole un attimo a mandare fuori posizione nel portiere, soprattutto sulle punizioni o sui calci d'angolo a prendere gol, però sarà una possibilità, non penso sia obbligatorio controllare il portiere. Una cosa molto molto importante: i giocatori, i difensori, avete presente quel movimento che fanno di anticipo del passaggio che il 90% delle volte non funziona, vi fa perdere il tempo e fa partire l'attaccante? Ecco, potrà essere disabilitato, quindi si potrà evitare che i difensori facciano quel movimento per bloccare il passaggio, che lo fanno in automatico, e però molte volte mi manda fuori tempo, quindi quella è una cosa sicuramente utile. Una cosa molto importante che riassume tutto quello che abbiamo detto fino adesso è: ci saranno molte variabili in termini di skill, lo dice anche qui Chuboy. Il tempo di tiro, insomma, quale tiro fare e le tattiche da utilizzare richiederanno più skill, quindi sarà anche magari un po' più interessante vedere qualche tutorial da chi ne capisce e da chi sa giocare meglio per imparare questo FIFA 19, insomma. Tra l'altro il sistema di tiro è cambiato, quindi il classico tiro di potenza è stato sostituito dal tiro di precisione, cioè se noi adesso andremo a toccare il tasto del tiro, a tirare normalmente, quindi con cerchio o con B, faremo automaticamente il tiro di precisione. Ora non vi so dire il tiro di potenza come si può fare, so solamente che il driven non si farà più premendo 2 volte il tasto del tiro, ma si farà premendo R1 o RB più il tasto del tiro, quindi come era prima il tiro di precisione, quindi tiro di precisione diventa il tiro predefinito premendo solo il tasto del tiro, R1 o RB più il tasto del tiro, quindi vecchio tiro di precisione, diventa il driven. E poi c'è il nuovo tipo di tiro che si fa come si faceva il driven, quindi premendo 2 volte il tasto del tiro, quello che vi ho spiegato un po' sul controllo e su come andremo a impattare il pallone. È complicato, lo so, questo sistema di tiro è completamente diverso, quindi so che non ci starete capendo niente, manco io, però vedremo, sicuramente provando il gioco ci renderemo conto meglio di che cosa stiamo parlando. Questo è quanto ragazzi, queste per ora sono le novità principali di gameplay che sono trapelate dalle 3, quindi spero vi possa essere stato utile questo video, io vi ringrazio per averlo visto e niente, avete domande, cose, fatele nei commenti, ci becchiamo a un prossimo video. Bella!